Cupra, ma perché non c'eri quando ero giovane io, eh? Amici di Tecnomotori, benvenuti in questa nuova video recensione. Sono Francesco e oggi vi parlo di lei, nuova Cupra Leon, una macchina che devo assolutamente inserire nella mia top 10. Ebbene sì, perché? Perché è una macchina che mi ha stupito. Noi avevamo già provato la prima versione e devo dire che ci sono stati dei passi giganteschi su questa nuova versione 2024. Ma ora ve ne parlo nel dettaglio sempre dopo la nostra sigla. Ed entriamo sì più nel dettaglio di questa Cupra Leon che mi è piaciuta davvero tanto. Partiamo come sempre dal design aggressivo, sportivo, bello. Guardate quello che sta facendo la macchina, perché appena ci avviciniamo con la chiave lei ci sente e comincia innanzitutto ad aprirsi e appunto a fare un po' di giochini con le luci, perché in questa versione abbiamo lo spettacolo, la cerimonia d'ingresso. Quindi ogni volta che lei ci vede arrivare fa un po' di giochini con le luci, con questo bellissimo gruppo ottico composto da questi tre elementi luminosi che tra l'altro si trasformano e diventano anche le frecce. Poi abbiamo i diurni abbaglianti e anabbaglianti nella parte bassa, tutta la sensoristica griglione, bello importante, e che dire di questo colore magnifico in contrasto con il rame standard di Cupra. Abbiamo tra l'altro poi gli specchietti di un altro colore ancora, un grigino, e tutto diventa davvero molto bello. E la nostra versione ha anche le minigonne laterali per poi arrivare a loro, i cerchi di Cupra, che sono sempre uno spettacolo. Sono cerchi da 19, davvero molto belli. Magari se mi tolgo dalla luce così riuscite a vederli meglio, guardate quanto sono belli. E tutta la macchina, devo dire, è davvero molto interessante. Ma non è finita qua, perché se andiamo sul retro, tanto lei poverina continua ad aprirsi e chiudersi perché appunto, come vi dicevo, sente la nostra vicinanza e anche soprattutto la nostra allontananza, fa tutto lei. Abbiamo qua la parte di dietro che, come un po' sta avvenendo su molte Cupra, abbiamo praticamente tutto il fascione rosso che si illumina e di sera fa davvero uno spettacolo magnifico. Anche qui scritta Cupra in color rame, passatemi il colore, e sotto finti estrattori con super minigonna che, guardate, gli dà veramente un'importanza e una sportività davvero molto importante. È comunque piccolina, perché comunque rimane una Leon. Infatti le dimensioni sono in lunghezza di 4,3 metri, di larghezza 1,7 metri, e invece il passo abbiamo un passo di 2,6 metri, che non è assolutamente male. Infatti anche gli spazi interni sono abbastanza ampi, mentre l'altezza è un'altezza da 1,04 metri. È bassa ma non troppo, non abbiamo avuto grosse difficoltà perché è ben settata, è piantata a terra. Questo poi lo vedremo quando andremo in strada, però non abbiamo avuto assolutamente nessun tipo di problema diciamo nell'uso quotidiano in città. Guardate, è davvero molto molto carina. Ma non perderei ulteriore tempo, andrei a vedere innanzitutto il bagagliaio, che non è elettroattuato, si può aprire manualmente anche dalla chiave, ma è un ampio bagagliaio da 380 litri. Tra l'altro da notare la possibilità di poter aprire per far passare magari oggetti più ingombranti, come i classici sci se vogliamo andare in montagna. Tanto spazio con due piccole tasche laterali dove possiamo andare a stivare qualche oggetto, e la nostra versione ha anche il routino di scorta, che ormai è praticamente cosa rara ed è appunto un optional che si può inserire. Andiamo a chiudere e andiamo sul retro. E qua nei sedili posteriori vediamo davvero un salto generazionale importante rispetto alla prima Leon che abbiamo testato, soprattutto lato qualità. Bellissima questa nostra versione, guardate, tanta pelle sempre vegana con alcantara traforato, tra l'altro traforatura a contrasto, vedete che abbiamo qua il blu che dà ancora un tocco di sportività e di colore importante, cuciture
scure, anche qua a contrasto con rame bianco, davvero ben fatto e ben studiato. Qui abbiamo il porta bottiglie e la possibilità appunto di aprire per far passare l'oggetto, e guardate che lo spazio qua, il sedile è tutto indietro, quello del passeggero, però l'ho tirato tutto indietro e nonostante questo guardate ho ancora spazio, perché il passo è interessante, l'abbiamo visto prima. Qui abbiamo due ingressi Type-C per la ricarica e qui la possibilità di controllare la temperatura per chi sta dietro, ma soprattutto si può controllare anche dall'ampio display da 12,9 pollici che troveremo di fianco. Non ci sono LED nella parte dietro, peccato, quindi qua rimane un pochino più buio rispetto alla parte anteriore, dove invece i LED ne fanno da padrona, però comunque, ripeto, credo che sia più lo spazio. Anche di testa, come vedete, lo spazio c'è, non manca. E dal posteriore andiamo all'anteriore, al posto di guida, al mio preferito, ma prima di entrare devo dirvi un paio di cose. Innanzitutto abbiamo la proiezione del logo Cupra, che chiaramente adesso non vedete ma ve lo metto in sovraimpressione, sul terreno, quindi anche qua belli tamari per farsi vedere subito. E poi abbiamo anche qui il logo Cupra sul battitacco in alluminio, davvero ben fatto, anche qua illuminato, veramente molto bello. Pedaliera anche questa in alluminio sportivo. Poi abbiamo l'impianto Sennheiser. Ecco, su questo devo dire che ho qualche commento, ma lo vediamo dopo. Per il resto guardate che portiere, ragazzi, cioè è qualcosa veramente di pazzesco. La qualità e la ricerca nel dettaglio di Cupra negli ultimi anni è davvero davvero cresciuta. Qui abbiamo questo LED che, oltre ad essere molto bello esteticamente, però nasconde qui il LED per l'angolo cieco, quindi nel momento in cui avremo una macchina che nel nostro angolo cieco, il LED diventerà arancione e ci avviserà. Inoltre ci avvisa anche quando apriamo la portiera e qualcuno magari si sta avvicinando, diventa rosso come in questo caso. Ma direi di andare dentro. Sedili sportivi, guardate che roba, bellissimi, super avvolgenti, super comodi, con il logo Cupra, e anche qua la qualità onestamente si vede. E cosa ancora più importante, come ci ricorda questa etichetta, sono tutti materiali ecosostenibili, soprattutto la maggior parte vengono dalle plastiche che vengono purtroppo recuperate dal mare. Ma adesso entriamo nell'abitacolo e accendiamo l'autovettura. Del motore ve ne parlo dopo, quando andiamo in strada, anche di, diciamo, che modello e versione è questa Cupra. Abbiamo il volante, anche qua io non ho più aggettivi veramente per definire, perché Cupra mi piace davvero tanto lato design. Guardate anche questo volante, super sportivo, con due tasti super interessanti. Vabbè, questo è quello di accensione chiaramente e spegnimento, ma principalmente questo, il tasto Cupra, che ci permette di andare a selezionare le varie modalità di guida, che sono quattro, e le possiamo andare a vedere qua, che sono tre: la comfort, la performance e soprattutto l'individual, che sicuramente è la più interessante, perché entrando nelle varie impostazioni abbiamo la possibilità di andare a selezionare ogni singola impostazione, così da creare il nostro profilo di guida migliore. E andando a cliccare il tasto si può andare a modificare il profilo di guida, e cosa ancora più carina, per ogni profilo di guida si può settare una colorazione del LED, molto molto bellino. Anche l'ampio display digitale frontale si può andare a modificare con tre grafiche, dall'essenziale a quello un po' più sportive, e anche in questo caso davvero molto ben fatto. Tasti fisici su tutto il volante, con la quale possiamo comandare praticamente tutto, soprattutto gli assistenti, che come vedete non mancano, perché abbiamo il lane assistant, l'angolo cieco, la CC, il limitatore, insomma davvero quasi ormai tutti i sensori
per poter avere una guida sicura. Abbiamo la lettura dei cartelli, peccato però che manchi il regolatore della pioggia automatico. Infatti i taggi cristalli sono ancora tra virgolette manuali, quindi dalla nostra levetta possiamo andare a selezionare il livello. Qui abbiamo le palette al volante per divertirci assolutamente con questa autovettura, perché sì, ve lo spoilerò, io mi sono davvero divertito con questa Leon, molto bene. Nel tunnel centrale invece abbiamo il caricatore wireless, due prese Type-C, il cambio piccolino ma davvero molto comodo, il selettore appunto delle marce e poi classici tassi, insomma nulla di particolare, un pozzetto e porta bevande, porta bibite, insomma quello che vogliamo metterci. Guardate anche qua la cura nel dettaglio, tutti questi dettagli che vanno a impreziosire davvero questa autovettura. Abbiamo la retrocamera per appunto aiutarci nelle manovre. Unica cosa da notare è che stringe molto, quindi sembra sempre di essere in spazi stretti, in realtà non è così, è più ampio di quello che si vede dalla telecamera, però diciamo che funziona bene. Abbiamo chiaramente anche i sensori frontali e sul retro per darci una mano con le distanze. Vanno a completare le dotazioni di questa Leon anche i sedili riscaldabili e anche il volante riscaldabile. Bellina anche la possibilità di scegliere una schermata principale generica dove avere le informazioni principali, e qua già vi do degli spoiler su quanto consuma questa autovettura, ma direi di non perdere ulteriore tempo e andrei direttamente in strada. Ma arriviamo finalmente alla parte guidata, dove questa Cupra esprime tutta la sua sportività. Allora, partiamo con un motore da 150 cavalli, la nostra versione benzina, ma c'è anche una versione diesel e una versione VZ con davvero troppi cavalli. Perché? Perché già queste 150 cavalli, ragazzi, vi danno davvero un ottimo feeling. Perché? Perché la macchina risulta scattante, bella veloce, pimpante mi verrebbe quasi da dire, grazie anche al motore mild hybrid, o meglio al motore elettrico che fa diventare questa Leon una mild hybrid. E come sapete ormai le mild hybrid nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, stanno avendo davvero un grande senso. Perché? Perché si sentono finalmente, si capisce che si ha un motore elettrico che spinge e dà un aiuto al motore a benzina. Possiamo arrivare fino a 215 km orari e fa da 0 a 100 in 8,7 secondi, ma poi nel momento in cui guidate davvero il feeling è ancora maggiore, è veramente veramente scattante, mi è piaciuto tantissimo. Molto ribassata, bella appiattita sull'asfalto, quindi facile da controllare e bella da guidare. In più questi sedili avvolgenti ti fanno sentire quasi in una macchina da gara. La comodità di guida è sicuramente uno dei fattori che mi ha fatto un po' innamorare di questa Cupra Leon, perché ho il controllo totale del mezzo, lo sento mio in ogni curva, in ogni tipo di strada, sento di avere il controllo totale della macchina. In più un motore scattante rende tutto molto divertente, che secondo me è lo spirito che deve avere una Cupra. E voi direte, beh, quindi consumerà un casino, e invece no, non consuma tanto secondo me per la tipologia di macchina e soprattutto per la guida che abbiamo avuto in questa settimana di utilizzo. Pensate che abbiamo avuto un consumo di carburante di 11,8 km litro, che ripeto sembrano tanti, ma ragazzi abbiamo spinto parecchio, ovviamente dove potevamo, e ci siamo divertiti. Quindi con un utilizzo invece più tranquillo sicuramente può consumare meno, ma si ha sempre comunque una macchina sportiva pronta all'uso. Considerate che siamo riusciti a fare con un pieno, che sono 45 litri, circa 600 e passa chilometri. Niente male per un benzina di questo genere, per un benzina al prezzo che poi vi dirò a fine video. Ma ormai quasi ci siamo, perché davvero c'è poco da dire se non l'ultimissima cosa. Peccato per, come vi dicevo, la mancanza dei sensori della pioggia,
Foggia, e peccato anche per la parte audio che non mi ha convinto. Infatti purtroppo la qualità per essere una Sennheiser è forse una delle poche pecche che ho trovato in questa Cupra Leon. Non chiaramente un qualcosa che può creare problemi, ma che secondo me anzi potrebbe essere risolto magari anche con un semplice aggiornamento software. Inoltre, come abbiamo visto, non mancano tutti i pacchetti assistenza, è davvero molto comodo il LED all'interno per l'angolo cieco incorporato nella portiera. Infine, per concludere, le cose che non mi hanno convinto al 100% di questa Cupra e che avevo notato anche su altre Cupra in test è l'impianto frenante. Alcune volte è molto preciso e anzi basta toccarlo un secondino e si inchioda, altre volte invece ci vuole un secondino di più per arrivare all'arresto. Insomma, non è sempre precisissimo. Ragazzi, che devo fare? In modalità performance è davvero troppo divertente. E arriviamo alle conclusioni. L'avrete capito, l'ho detto all'inizio, entra assolutamente all'interno della mia top 10 delle auto. Perché? Perché mi ha stupito, non me l'aspettavo, e invece Cupra Leon davvero è un'auto molto interessante. Parlando anche del prezzo, perché chiavi in mano, togliendo i vari optional che appunto sono optional e li potete aggiungere, è una macchina che parte comunque già ben allestita da 36.000 euro chiavi in mano, mi raccomando, molto importante. Quindi è un'auto, soprattutto pensando a quello che oggi troviamo sul mercato e soprattutto su quello che abbiamo provato anche negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è un'auto che secondo me è sottovalutata, molto interessante, soprattutto questa versione. Un'auto brillante, sportiva, bella, fatta davvero molto bene. Si vede un salto di qualità pazzesco di Cupra in queste nuove versioni, e lo è anche questa Leon. E poi lei è tra l'altro la più piccolina, perché se volete c'è la possibilità anche di prendere la versione VZ, c'è la versione diesel, insomma tante versioni per poter accontentare un ampio pubblico. E quindi che cosa c'è da dire d'altro? Niente, andate subito a vedere il nostro articolo dove trovate tutti i dettagli di questa Cupra Leon, e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividetelo e continuate a seguirci per altri video come questo. Direi che è davvero tutto, un saluto da Francesco Colonna per Tecnomotori. Ciao!